Santi Francesi, beh, Sanremo Giovani si avvicina, ragazzi, bentornati su Music Fan. Grazie, ciao, grazie Simone, molto, molto lieti di essere qua. Beh, diciamo che noi parlavamo di tradizioni positive che vorremmo mantenere, visto i vari incontri che hanno contraddistinto il nostro comune percorso. Ma come vi state preparando a Sanremo Giovani? Ci stiamo preparando con l'ansia e chiaramente provando il pezzo. È normale ci sia un po' di panico, ci sia un po' di ansia, però appunto noi cerchiamo di mantenerci abbastanza focus sull'esibizione, sul dare il massimo in quel momento. Beh, anche perché il pezzo sicuramente appunto funziona ascoltandolo, ma credo che comunque l'aspetto visual in un pezzo di questo tipo possa avere ulteriormente, come dire, possa dare quel qualcosa in più, possa essere davvero quel valore aggiunto. Certo, sì, sicuramente noi ultimamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, cerchiamo di comunicare qualcosa anche tramite il movimento e i vestiti soprattutto, quindi quella sarà una parte importante di quello che noi vogliamo portare sul palco. Assolutamente, anche perché comunque in questo anno tanto live e soprattutto tanta possibilità anche di sperimentare appunto quello che siete, una sperimentazione che trova appunto poi anche terreno fertile in un brano come quello che ho presentato a Sanremo. Sì, è stato un anno pieno, fighissimo, in cui abbiamo avuto la possibilità di suonare tantissimo e ci siamo poi fermati per poco verso settembre-ottobre e sono usciti una serie di brani tra cui anche Occhi Tristi. Assolutamente, ci sta. Ma tra l'altro appunto la vostra città, una città appunto come Torino, vi ha anche accolti molto bene per un evento internazionale, come appunto sono state le finals delle ATP di tennis, e tra l'altro anche la stampa internazionale, anche dal punto di vista internazionale, si parlava di voi e si è parlato di voi e si è parlato anche del tipo di performance che avete portato in quel caso, della vostra musica. Vi aspettavate appunto anche quel tipo di, come dire, anche di riscontro internazionale? Facciamo una figuraccia, ma non lo sapevamo. Cioè, siamo sinceri, non sapevamo questo riscontro anche più internazionale. Abbiamo fatto in realtà un'esibizione molto più intima, acustica, certo. Abbiamo fatto 3 pezzi in acustico. È stato un piacere, specialmente per Ale, immagino, perché Ale è un mega fan del tennis. Sì. Io non lo sono più di tanto, ci sto avvicinando un po' grazie a lui. Però è stato bellissimo, l'ambiente era super, c'era un sacco di giovani che giocavano a tennis, il padiglione era super, super bello, quindi contenti, molto contenti di aver avuto la possibilità di suonare lì. Assolutamente, ma come sta evolvendo la vostra musica? Perché appunto noi ci siamo conosciuti tanti anni fa e bene o male ogni volta avete presentato comunque delle sfaccettature diverse anche di un approccio musicale in continua evoluzione e soprattutto in continuo movimento. Sì, lo spieghiamo bene, l'hai già detto bene tu e lo spieghiamo anche nel titolo del nostro ultimo EP che si chiama In Fieri, te l'abbiamo già raccontato allora, ma sì. Significa in divenire, quindi è esattamente la descrizione di come noi siamo. Rispetto a quando ci siamo conosciuti sono cambiate sicuramente tante cose, soprattutto a livello umano, a livello morale. Quello che stiamo vivendo adesso è sicuramente una fase di transizione che precede un'altra fase di transizione, che precede un'altra fase di transizione. E quindi non lo so, ci stiamo evolvendo, in questo momento sentiamo il dovere di dire prettamente la verità alle persone che ci seguono. Qualche tempo fa avete scritto sui social, siamo esseri in continua evoluzione, un po' come le nostre canzoni, che spesso ci piacerebbe modificare all'infinito. In che senso? Questo l'abbiamo detto anche in una recente intervista. Avevamo parlato del fatto che sarebbe bello poter modificare le canzoni all'infinito. Forse non sarebbe bello in realtà. Anche dopo che però sono uscito. Questo per farvi capire quanto noi siamo, quanto noi odiamo le nostre produzioni appena escono. Il giorno dopo che escono già le odiamo perché vorremmo poterle modificare all'infinito. Poi in realtà forse è meglio che abbia una fine questa cosa, perché sennò veramente rimarremo in studio per giorni prima di chiudere un pezzo. Questo perché appunto ogni giorno ci piace una cosa diversa, ogni giorno siamo puntati verso una cosa nuova, quindi continuo di venire, è sempre quella la questione, alla fine il topic è quello. Parlando sempre di internazionalità, comunque Budapest credo che abbia rappresentato anche una tappa importante, proprio anche per permettere, come dire, di entrare in contatto con diverse realtà musicali, soprattutto anche per permettere al pubblico, comunque straniero, di cementare questa idea che la musica italiana sta cambiando e soprattutto sta portando avanti un concetto proprio legato anche alla sperimentazione. Sì, ma sai che forse è, tra l'altro è più in Italia che questa cosa non si pensa, perché con l'esperienza a Budapest noi ci siamo resi conto che, non so se è così in tutta Europa o in tutto il mondo, lì era sufficiente alzare il master di un mixer perché la gente iniziasse a ballare sotto un palco, quindi c'è proprio più voglia di sperimentare, di ascoltare la musica e di scoprire cose nuove, e sicuramente l'Italia ha tantissime cose da offrire e speriamo un domani anche di poterci
espandere magari con degli altri progetti non in italiano anche all'estero. Assolutamente. Festival di Sanremo, adesso appunto c'è Sanremo Giovani, per voi cosa rappresenta anche il fatto di arrivare comunque su un palco come quello del Teatro del Casinò? Rappresenta un'opportunità, come tutte quelle del passato finora. È una vetrina, è una lente di ingrandimento e forse anche un po' un contenitore che raggruppa tutta la musica italiana, del mainstream quantomeno, del pop, in una settimana in questo caso, e poi ci sarà la settimana di Sanremo, quindi è come se per la prima volta effettiva io e Mario ci trovassimo davanti all'Italia in questo momento, senza nicchie, senza appunto direzioni di nessun tipo. Siamo davanti all'Italia e vediamo cosa ci dirà l'Italia. Beh, diciamo che arrivate anche, nel senso, a proporvi a Sanremo Giovani probabilmente nel momento giusto, perché comunque il festival si è evoluto e soprattutto il festival è anche più pronto comunque per accettare diversi generi musicali. Sì, ne abbiamo parlato spesso ultimamente della questione canzoni sanremesi eccetera eccetera, e sta andando a morire questa cosa, nel senso che il termine canzone di Sanremo, canzone sanremese, si è evoluto, adesso vuol dire tutto e non vuol dire niente, e questo è un bene soprattutto per il mondo dei più giovani, perché dà spazio a noi e a tanti altri come noi di dire la propria. Ma c'è una canzone della storia del Festival di Sanremo alla quale siete particolarmente legati o magari avreste voluto aver scritto? Ce ne sono tante, la mia personalmente è Argento Vivo di Silvestri, Rancore, Agnelli. Ci sta, Mario? Sì, beh, ce ne sarebbero tantissime, me ne viene da citare una recente, in realtà abbastanza recente, che è quella di Come Cose, Fiamme negli occhi, che mi ha lasciato. Proprio loro due come coppia riescono sempre a farti percepire la loro chimica, ed è sempre stupendo. Pur avendo una produzione abbastanza semplice, quel brano. Esatto, per quello stupisce, l'abbiamo cantata forse per mesi quando è uscita per il festival e quindi c'è rimasta, sì. Ma quanto la vostra esperienza televisiva e anche le vostre esperienze comunque in questi anni possono in qualche modo supportarvi e agevolarvi anche? Proprio per gestire anche la pressione e l'emozione di un palco come quello del Teatro del Casinò? Beh, sì, sicuramente aiuterà. Devo dire che non sta, ora come ora non sta aiutando più di tanto, nel senso che ho comunque un'ansia colossale e un panico gigantesco. Però sì, quando saremo lì sul palco, sicuramente un po' di esperienza in televisione, con una diretta, con le telecamere, potrà aiutarci a essere leggermente più tranquilli. Ma diciamo che il fatto che arrivate comunque tra da vincitori di X Factor, comunque di una kermesse importante, soprattutto dopo aver fatto un certo tipo di percorso, tutto questo vi mette pressione? Cerchiamo di non pensarci. Arrivarci da vincitore di X Factor può voler dire tutto, può voler dire niente, certo. Può voler dire che se passi sta andando tutto bene, e se non passi figura di cacca tripla, perché sei il vincitore di X Factor. Però insomma non ci interessa, andiamo lì per suonare come per X Factor. Noi suoniamo e poi vediamo cosa succede. Sì, anche perché in quell'occasione avete dimostrato semplicemente di essere voi stessi. Quindi certo. Soprattutto la vostra evoluzione, quello che è, ma anche la vostra passione, perché comunque di X Factor, ne avevamo parlato allora, siete riusciti proprio a mettere in gioco quella che è la vostra passione per la musica, la propria voglia, la vostra voglia anche di giocare con quelli che sono i suoni e le parole. Mm-hmm. Sì, sì, ma infatti quella è stata un'esperienza incredibile che ci ha dato modo di sperimentare molto, e noi due come approccio, per farti capire, è già da 2 settimane che ci facciamo i trip sulle eventuale cover se dovessimo passare a Sanremo, siamo già lì, stiamo già pensando su cosa poter lavorare, anche se poi magari non passiamo. Al di là di tutto, poi vabbè, potrebbe essere bello quello che... Le ultime parole famose. No, certo, potrebbe essere bello anche poi, come dire, confrontarvi con l'orchestra, ma questo poi è un discorso che certo. Potremmo fare magari successivamente. Star Walks invece? Beh, Star Walks è incredibile. Eh sì, è una situazione surreale, eravamo dentro questa sala con dei bellissimi affreschi sul soffitto, una cascata di calcare dietro di noi, in un posto che io sono abituato a vedere sempre pieno di gente, l'abbiamo visto in notturna, da soli, un'esperienza strana, molto formativa anche. Ma in qualche modo credo che appunto anche il pezzo sia stato esaltato anche proprio da un'esibizione come quella proprio nel parco. Sì, qua c'è il merito di Mario, però, che ha prodotto questa versione intima ma sì, comunque potente del pezzo, rallentandolo di una decina di bpm, 5-10 bpm, quindi rendendolo un po' più intimo e calmo, ma comunque abbastanza potente, quindi tutto merito di Mario, raga. Beh, forse in quel caso appunto c'è la possibilità di
come dire, di assaporare forse in maniera ancora migliore, ancora più profonda il testo. Sì, in qualche modo sì, ti dà sicuramente più la possibilità di soffermarti su quello, più che sul ritmo jungle che c'è sotto il pezzo originale. Ci sta assolutamente. Ragazzi, grazie mille davvero, buon Sanremo Giovani e ci vediamo in Riviera. Grazie, a presto, speriamo.